Benvenuti a Vivi Giappone! Sono appena tornato dal cinema con Chiaru. Chiaru adesso non c'è, sta facendo la lezione di francese perché si studia francese. Dopo aver visto Tenki no Ko, insomma, avete già visto qual è il titolo del video, avete cliccato per questo. Questo video vi darò le mie impressioni a caldo, proprio a caldo. Sono tornato mezz'ora fa sul nuovo film di Makoto Shinkai, seguito spirituale. E non solo spirituale, a quanto poi vedrete nel film, insomma, ve lo spoilerò più avanti, di Kimi no Nawa, di Your Name. La prima parte sarà senza spoiler. Appena iniziano gli spoiler, ve li do, insomma, inizio, vi dico, arriva lo spoiler. Secondo me è un bel film, ma non è a livello di Kimi no Nawa. Partiamo dai punti buoni, insomma, l'animazione e i disegni, come sempre, come nel, per, insomma, nella tradizione di Makoto Shinkai, sono al top. Tokyo è riprodotta super fedelmente, veramente è realistica, è eccezionale, le animazioni sono fluide, i colori sono sempre i suoi, insomma, la palette di colori usata è sempre la sua ed è sempre bellissima. La storia ha un bellissimo, secondo me, ritmo, cioè non ti annoia mai. Accadono le cose una dopo l'altra, ci sono momenti di calma, ma comunque riesce a prendere comunque l'attenzione dello spettatore assolutamente. I personaggi sono piacevoli, ma secondo me sono più piacevoli i personaggi di contorno rispetto ai personaggi principali. La motivazione, insomma, tutta la trama di fondo è carina, ma secondo me c'ha dei punti deboli. Che un po', non dico la rovinano, però danno meno impatto. Cose negative, non so se possono essere cose negative, perché dipende da come la vedete, ok? Prima di tutto, almeno la prima parte, la prima mezz'ora, un'ora, no dai, 45 minuti, mezz'ora del video, del film, è una pubblicità continua, è un product placement continuo. Allora, questo ha due effetti. Uno, dà una visione reale di Tokyo, cioè Tokyo è però rappresentata talmente in maniera reale che le marche, che i palazzi, che le aziende che compaiono sulle insegne oppure anche se nei combini, più che nei combini dei distributori automatici, sono veri. Però questa è una grande marchettata, nel senso, è figo vederlo dall'esterno, all'estero, una figata, tutto per chi è stato in Giappone, che è appassionato del Giappone, che ha viaggiato in Giappone e gli è rimasto nel cuore. Però è una grande marchettata, obiettivamente una grande marchettata, che, come posso dire, distoglie un po' l'attenzione, perché se mi fai una scena di 10 minuti nel McDonald's con tutte le pubblicità del McDonald's, cioè praticamente c'è scritto comunque il Big Mac, diventa un po' questo, uno spot del McDonald's che lo avevano fatto appunto animato. Un altro problema è che le motivazioni, secondo me, dei personaggi, poi ne parleremo nella parte spoiler, non sono molto convincenti, secondo me. E quello che accade, come posso dire, è spiegato, non deve essere per forza spiegato tutto, però non, per quanto mi riguarda, è soltanto una mia opinione. Non convince, secondo me, non convince al 100% di quello che sta succedendo, la situazione che si viene a creare. Questo è. Il finale di Makoto Shinkai. E c'è una cosa, però, insomma, che metterò appunto negli spoiler, nella parte spoiler, che la decisione finale del personaggio principale porta delle conseguenze catastrofiche, secondo me al pari quasi di quello di uno Shinji in The End of Evangelion, secondo me. Però ovviamente, siccome Makoto Shinkai, tutto è molto più allegro, non ci sono come posso dire, io l'ho vista così, poi vedremo. Quindi in generale è un buon film, non a livello, secondo me, di Kimi no Nawa, però è un bel film, gli do un 7,5, quasi un 8, dai, 7, un 8 meno, 8 meno meno, però è un bel film. Ma bando alle ciance, iniziamo la parte spoiler. Ora, non è video racconto tutta la trama. Non mi ricordo i nomi dei personaggi, quindi li sto vedendo su Wikipedia, perché io ho già problema con i nomi veri delle persone, poi figuratevi su quelli di un film che ho appena visto. Il concetto è che il personaggio principale, maschio,
come sempre nei film del nostro amico Shinkai, Hodaka Morishima, che è un bambino di 16 anni, scappato di casa, viveva, non si sa bene, si chiama appunto Morishima probabilmente perché appunto viveva su una, vive in un'isola, scappa di casa e va a Tokyo, va a cercare fortuna a Tokyo. Ora, perché scappa di casa? Perché gli stavo antipaci i genitori, si trova male a scuola e tutto quanto. Però non ci vengono mai mostrati i genitori, non ci viene mai mostrata la sua situazione a scuola. E, non, e quindi non. Come posso dire? Non c'è. Dice, vabbè, lui sta andando a Tokyo perché si trova male. Ok. Però per il resto lui va a Tokyo, passa una serata bruttissima a Kabukicho, riprodotta fedelmente, sembra veramente. Tra un po' sembra in verità sia la realtà sia Ryuga Gotoku. E poi finalmente riesce a trovare un appiglio, riesce a trovare una stabilità quando incontra Keisuke Suga, che incontra sulla nave dell'andata con cui sta andando a Tokyo, gli salva la vita, poi vedrete come. Questo Keisuke Suga è un personaggio un po' alla Spike Spiegel di Cowboy Bebop, quindi in verità è un personaggio che piace, cioè questo atteggiamento un po' strafottente che però fa le cose tanto per farle, però bene o male gli riescono. Ed è uno scrittore, un giornalista che scrive per una rivista che esiste davvero, cioè come ha detto il padre, la leggeva davvero un tempo, su una rivista di paranormale, comunque su storie, come posso dire, leggende metropolitane. E insieme a lui c'è Natsumi, che è una studentessa dell'università che lavora con lui. All'inizio ci sta, si pensa che quello fosse, cioè si pensa che lei sia la donna di Keisuke, invece no, è l'aiutante, e fa sempre vedere un sacco di décolleté. Insomma, in questo film di Shinkai ci sono un sacco di tette, questa è una cosa che va detta, e lui è anche il protagonista, insomma, se ne accorge parecchio. È un buon personaggio, un personaggio che aiuterà il nostro personaggio principale in una scena clou di inseguimento, diciamo, è un personaggio molto positivo. E fa vedere comunque anche il fatto del, c'è stato un piccolo momento in cui fa vedere il trauma, lo stress di andare a cercare lavoro, di fare lo sciuccazzo, l'attività di ricerca del lavoro. Poi abbiamo la protagonista femminile, che è Hina Amano, una ragazza a cui muore la madre, lei vive da sola poi con il fratellino che si chiama Nagisa Amano, un po' come Kaoru Nagisa, e questa ragazza, ecco, lei è la ragazza del tempo, lei è Tenki no Ko, perché quando la madre sta sul letto, diciamo quasi in punto di morte, lei vede da questo tempo che piove sempre, so, ormai non si sa quanto pioveva, tempo pioveva, si vede una luce che illumina un palazzo di Tokyo, lei corre verso la luce, trova un torii, trova un piccolo tempietto come quello che abbiamo fatto vedere con Spinacio, la puntata quella là del pesce d'aprile, 5 cose che non sa sul Giappone, un tempio sopra un palazzo appunto, va là, prega perché appunto il tempo diventi bello, e lei diventa una Tenki no Ko. E lì sta il cardine della cosa, viene poi spiegato bene o male cos'è questa Tenki no Ko, si rifà alle Tenki no Miko, quindi le sacerdotesse del tempo, è legato allo Shinto, come piace molto a Makoto Shinkai, è legato anche in parte, non dico proprio direttamente alla leggenda del Namazu che vi ho fatto vedere sul video della leggenda del Namazu, ma quasi. E il concetto è che lei è diventata una Tenki no Ko, Tenki no Miko, perché desiderava che passare un ultimo giorno di tempo bello con la madre. Però pure questo secondo me è un po' deboluccia, come non sai, non viene, perché non viene mostrato il rapporto con la madre, se non in quel secondo potrebbe bastare, però non ci fa appassionare secondo me molto alla madre. E lei questo non lo sa, che è la Tenki no Ko, siccome poi anche i nostri amici investigatori dell'incubo stanno cercando informazioni sulla Tenki no Ko, tra una cosa e l'altra, lei dice avere questi poteri, insomma, c'è tutto, si risveglia, lei inizia a fare come part time la bambina che fa fa venire il bel tempo, lo pagano per gli eventi, per i matrimoni, per qualsiasi cosa, e uno dei clienti tra l'altro è legato al vecchio film di Makoto Shinkai, cioè abbiamo un bel cameo e un altro cameo più avanti quando il nostro protagonista sceglie di fare un regalo alla nostra protagonista, ma
ne parliamo più avanti. Ora parliamo un attimo, quindi contiamo un po' più nella trama. E quindi qual è il problema principale? All'inizio quindi c'è questa bella sintonia, questo sovrente il nostro protagonista, che appunto si chiama, vedi, non mi ricordo mai i nomi, Odaka, vive con questi giornalisti da strapazzo, cerca informazioni sulla Tenki no Ko, anche loro cercano informazioni sulla Tenki no Ko, scopre la Tenki no Ko, che è la nostra amica Hina Amano, sta la grande scena del McDonald's che vi dicevo, lui praticamente non c'ha più una lira, non sa più dove andare, non può neanche andare più nel net caffè dove stava prima, si rifugia in un McDonald's, sta lì per 3 giorni a bere acqua, lei arriva e gli regala un Big Mac, cioè però la scena del Big Mac che si apre, una pubblicità tremenda. Scopriamo che lei ha perso il lavoro e infatti sta andando con dei brutti ceffi che la stanno per portare in un Kyabakure essenzialmente, un cabaret club. Lui pensa che la cosa è una cosa forzata, va, la salva, fa un casino perché lui aveva trovato una pistola, tra l'altro, nell'immondizia, un'immondizia vicino a poi, ci sono altri rapporti, insomma, tutti i dettagli così, con questi papponi del Kyabakura, e lui tira fuori sta pistola, che pensava fosse un giocattolo, spara, ed era una pistola vera, e loro scappano. E questo poi è un altro punto. Che succede a questo punto? Lui lo scappano, lui la salva, e questa gli fa, ma che cavolo fai, guarda che ci eravamo messi d'accordo, il problema è che io non c'ho più una lira, non c'ho più un lavoro, volevo avere dei soldi facili, e mi ero messo d'accordo, cioè lei voleva fare appunto l'intrattenitrice, diciamo, la chiabaggio. E però poi ci ripensa e diventa amici, insomma c'è stato questo momento, un cambio di, come il tempo appunto, mi ricordo in Giappone, Onnagokoro Akinosora, ovvero il cuore delle donne, e il tempo dell'autunno, ovvero che cambia subito. E così lei, appunto, come Tenki no Ko, si cambia subito cose, diventa amico suo, scopre che hanno questi poteri. Adesso non mi viene in mente la scena, lui praticamente gli fa lei dice, ah, ma in teoria ho questi poteri, riesco a fare queste cose, fammelo vedere. Lei fa venire bel tempo e essenzialmente lui dice, vabbè, allora usiamo questa cosa, monetizziamo, e da lì iniziano a fare come Baito quelli che fanno gli sciamani, che fanno aprire il tempo, fanno diventare bel tempo. Ora vediamo, così continua la storia senza che vi racconto proprio tutto nel dettaglio, c'è un macello, come ci hanno insegnato in Dragon Ball GT, però più chiari desideri, più si crea del caos, si crea, no, dell'energia negativa, e lei più continua per ogni sciocchezza a far venire bel tempo quando piove, più il tempo diventa strano, finché a un certo punto c'è una cosa che inizia a nevicare ad agosto, peggio di una canzone di Gigi D'Alessio, e il problema è che lei appunto è diventata questo pilastro che praticamente collega il cielo alla terra, il cielo è formato in verità più profondo dell'oceano, dicono, quindi stanno delle realtà e degli animali, delle creature che non capiamo, che sono rappresentate poi nei dipinti, appunto, per esempio dei draghi nei templi o nei santuari, tutto collegato così con lo Shinto e con un po' anche il buddismo, ma più che altro con lo Shinto. E praticamente lei inizia a diventare trasparente come un T1000. Praticamente lei si scopre che, come le Tenki no Miko, una volta, cioè il loro destino a un certo punto era, una volta che hanno fatto impazzire il tempo perché l'hanno fatto cambiare troppe volte, si devono sacrificare e sparire. Ed è qui che arriva il punto apocalittico, perché lui, che ora è ricercato dalla polizia perché ha sparato, è ricercato dalla polizia perché lei pure, insomma, non c'ha, vive da sola col fratellino, ecco, c'è pure il fratellino, appunto, ve l'avevo detto che la devono dare ai servizi sociali, quindi si cercano tutte e due. Loro poi vanno a fare una bella scena in cui scappano e con i soldi che gli aveva dato il giornalista per scappare se ne vanno in un love hotel bellissimo, tutti e tre, non in due, passano una bella serata e lei sparisce. Ora il problema è che lui va, torna, fa una scena d'azione, la polizia lo cerca, spara un'altra volta, riesce a collegarsi con il cielo, andare pure lui in cielo, la salva e parte il Third Impact, perché praticamente lui ha sbloccato quello che sta succedendo adesso in Giappone, adesso a Sendai, che prende, no, tutto il Giappone che piove da 20 giorni, da quasi un mese, e sembra veramente l'apocalisse. Là invece dice, da quando l'ha salvata, la pioggia ha continuato a piovere, a scendere,
per 3 anni. Quindi per 3 anni lui ha salvato la ragazza, il suo amore, che poi non ha più incontrato perché lui ha avuto un ordine cautelare, praticamente è dovuto tornare alla sua isola dove è stato esiliato per 3 anni fino alla fine del liceo. Lui torna a Tokyo. Tokyo è come Neo Tokyo 3. No, Neo Tokyo 2, che c'era il lago, no? Si è fatto l'esplosione. Tokyo è completamente allagata. E la gente però vive normale. E lui alla fine fa, vabbè, dai, lo convince un altro personaggio, una signora, dice, dai, tempo Tokyo era così, un tempo Tokyo era tutto mare, quindi è tornato come era prima. Lui si autoconvince, becca la nostra amica e sono felici e contenti. Vivono felici e contenti dopo che Tokyo è stata allagata, distruzione, proprio la signora che viveva, questa signora appunto gli dice questa cosa, che è legata col nostro vecchio personaggio del vecchio film di Makoto Shinkai. Questa, diciamo, ma lei viveva al primo piano in una bella villetta, cioè non può più vivere là perché è stato tutto allagato. Praticamente sono stati morti, stanno infezioni dovute all'allagamento, distruzioni, tutta la città allagata, praticamente danni strutturali enormi. Ma l'importante è che i nostri amici, la nostra coppietta che si ritrova, è felice. Quindi, che dire, allora, ribadisco il mio concetto, quindi è un buon film, un interessante, mi è piaciuto, un buon ritmo. Però, come posso dire, alcune cose sono un po' forzate, anche la partecipazione dei nostri personaggi dei vecchi film sono un po' forzate, secondo me, la storia d'amore un po' forzata, e questo finale all'Evangelion, alla Devilman, però è un finale buon finale, insomma, un po' strano. Questa era la mia recensione di Tenki no Koba, spero che vi sia piaciuta, scrivetemelo nei commenti. Come sempre vi dico pure tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e commentate. A frappè, grazie mille.